Vicino a me c'è una ragazza giovane, beata lei, che però si è laureata, eccetera, e adesso sta facendo uno stage, ma il problema è, ha visto questo, lei lì non troverà mai lavoro, No. credo. Io sto svolgendo attualmente uno stage che mi termina venerdì e questo stage non mi ha dato nulla di più di quello che già sapevo, non è stato per nulla formativo. Quindi ha formato chi formava, Esatto, invece di dare esattamente. lavoro poi ai ragazzi, Esatto, io ho sostituito. prepararli meglio, perché questa è un'altra roba, eh? Io ho Prego. sostituito una persona in maternità e la mia è stata prettamente un'attività lavorativa, nulla di formativo. Venerdì terminerà il mio stage e io sarò una nuova disoccupata in cerca di occupazione. Quindi a lei il reddito di cittadinanza farà sicuramente comodo, però Certo. lei mi sembra, Mauro, e anche a Bottega, che sono due imprenditori, anche al professor Sapelli, una donna in gamba, cioè lo si vede come si pone, che piglio ha, che voglia di lavorare e non di star sul divano. Questo paese le dà ancora fiducia, poi la inviterò ancora a parlare del reddito di cittadinanza, ma voglio sentire se le dà fiducia. Io mi sento molto offesa dai commenti che danno a noi, diciamo, giovani. Ci dicono che comunque siamo degli scansafatiche. Io tutto mi sento tranne che scansafatiche. Le uniche volte che sono sul divano è per mandare domande di lavoro. Quindi io mi sono sempre data da fare e non ho mai. Ho sempre lavorato e studiato. E quindi mi sento veramente offesa e indignata. Le ho chiesto però se ha fiducia in questo paese. Io spero che ancora qualcosa si possa fare per noi giovani, anche se comunque mi sento in questo momento rappresentante di una categoria di giovani senza futuro, perché noi comunque una casa non la potremo mai avere, una famiglia non ce la potremo mai fare, perché comunque siamo costretti sempre ad accettare lavori poco retribuiti o comunque stage che terminano e nessuno ci assume. E quindi io penso che noi saremo senza futuro proprio per questo, ma io credo e mi batto ancora per questo paese perché le cose possano cambiare.